Leonardo, buonasera, anche te in questa galleria d'arte, Buonasera mio caro, io lo sai, sono appassionato d'arte e secondo me è veramente interessante che ci sia una galleria d'arte, ma addirittura in una cantina. eh? Visto che ho un bicchiere in mano, arguisco che non è una galleria d'arte, ma in effetti oggi girando per queste cantine mi sono reso conto che Terre di Pisa non è facilissimo da raccontare, però è intrigante e forse l'arte ci può dare una mano. Anche perché l'arte è complessa ma è affascinante. E perché allora non troviamo un legame? Perché a mio avviso è esattamente questo. Terre di Pisa può essere inizialmente complesso, ma perché è vario e l'arte è varia e quindi ci possono Per essere esempio, magari se ci dei legami. avviciniamo a queste ragazze che cantano Sentiamo, qua, possiamo. secondo me sì, per esempio. Allora, vediamo, io vedo veramente qualcosa di bello, ma cosa può ispirare un quadro come questo? Beh, diciamo che un quadro come questo a me personalmente mi ricorda l'eleganza del taglio bordolese che si ritrova. Ecco, ah, Oh, ecco, vero. il taglio bordolese, me lo ricordo? Quindi un Cabernet Sauvignon, un Cabernet Franc, un Merlot, sono tutti Petit vitigni, Verdot, il Petit Alicante, ci Verdot, possono tutti essere. questi elementi che poi incredibilmente li ritrovate anche qui, nel Terre di Quale può Pisa. essere l'idea? Perché si mettono insieme più vitigni, Roberta, a Pisa? Allora, spesso si mettono insieme più vitigni per rappresentare comunque l'eterogeneità del territorio, perché comunque a Terre di Pisa sono territori e terreni molto eterogenei fra loro e quindi ogni terreno ha bisogno di una sua interpretazione che viene data da una varietà e ci può essere la decisione di comunque interpretarli anche insieme per rappresentare appunto questa grande vastità.